Gente, qui il vostro Manu e bentornati, signori. Oggi siamo qui sul 24esimo episodio della serie principale di Assassin's Creed 4. Non so manco più parlare. Black Flag. Allora, signora, a parte che manco sono entrato, sto entrando a giocare perché ero col VR e mi dà un trofeo con tutto a posto. Bene, meglio così, regà. Gretchnegua, ottobre del 1722. Signori, che cosa ve ne pare? Per noi andrà benissimo, ma il nostro obiettivo è ampliare le nostre operazioni, vivere insieme alla gente che proteggiamo, come Altair ibn Lahad ci ha consigliato. Beh, fino ad allora è a vostra disposizione. Edward, il capitano Woods Rogers se l'è cavata. Ha fatto ritorno in Inghilterra, disonorato e senza soldi, ma resta un pericolo. Finirò quel lavoro al mio ritorno, ve lo prometto. E lo stronzo è ancora vivo, io non ci credo, raga. Comunque vi invito a lasciare un bel like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, raga, mi raccomando, per supportare la serie. Ciao, Ann. Edward? Salperò per Londra fra qualche mese. Sarei più felice se venissi con me. L'Inghilterra non è il posto migliore per un irlandese. Pensi di unirti agli assassini? No, non c'è quella vocazione nel mio cuore. E tu? Un giorno, sì. Quando avrò mente salda e sangue freddo. Ehi là! Entriamo nel covo! Sei un bravo uomo, Edward. E se imparerai a stare in un posto per più di un mese, allora sarai anche un buon padre. Oh, regà, spero che... Aspetta! No, regà, parlo qua. Perché spero che la voce non sia col copyright, perché altrimenti fanno il culo. O almeno YouTube non piace questo, eh? Ecco. No, 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 siete bravissimi. Siete bravissimi a cantare. Veramente molto molto bravi, regà. Che cosa? No, vabbè, regà, guardate Edward, cioè il nostro Kayway. Sta immaginando e sta ricordando tutte le persone che praticamente sono morte. Da un lato sono scomparse, ma da un lato anche abbiamo ucciso. Mamma mia, regà. Wow, che figo però. Che figata, vabbè. A confronto di un po' di episodi fa, che eravamo proprio nella merda, ora va tutto bene. Posso dire che anche nei miei confronti della mia vita personale sta andando così. Sembra tipo un nuovo inizio, una nuova cosa. Oh, attenzione! Uno della nostra nave, guarda, ha una figlia, che figo! Che figata, regà! Cioè, io non ho concluso così lo scorso episodio. What the fuck? Raga, fermi tutti! Cioè, non posso neanche saltarli. No, raga, non capisco. No, raga, che cosa sto vedendo? What? No, raga, ma... Ma io non... Allora, io non so niente di questo gioco, non so nella storyline, ma mi sono andato a basare tutto il tempo sulle caratteristiche del gioco. Perché? Perché io quando loggo per giocare all'avventura, regà, di solito mi spunta la percentuale della storia. E infatti io ancora sono al 49%. Ciò sta a significare qualcosa. Io devo parlare perché sta musica, spero che non sia col copyright YouTube, signori di YouTube, non piace. E comunque, cioè, avendo un 49% ogni volta, magari posso fare un episodio finale così, vaffanculo, poi magari ne possiamo fare anche un altro e poi iniziamo una serie. Se non c'è più nient'altro da fare, raga. Però io penso che ci sarà ancora qualcosa da fare, ma ne parleremo tra 5 minuti. Perché? Perché, raga, io come vi ho già detto, io quando inizio a giocare a sto fottuto gioco, prima che io inizio a Io ho loggare... imparato lasciando Bristol. Lasciando la mamma.
Sai, non ho lasciato la... Non sono partito senza salutare, ecco. Ah, ma è nostra figlia! Intendo io e tua madre. Lei non diceva così. Diceva che volevate soltanto navigare per fare soldi nel nuovo mondo. Ho sempre voluto navigare. Questo è vero. Ma non per me. Per tutti noi. Per mantenere lei e te. No, voi non sapevate nulla. Scrivevate alla mamma una volta l'anno, ma lei non sapeva mai dove trovarvi. Questo è vero, mi dispiace molto. Se l'avessi saputo, non so, forse sarei ritornato. O almeno non credo. Non potevate fare il lavoro. Vero, ma magari l'avrei fatto. Posso guidare la barca? Barca? Non vedo barche qui. E tu? La nave, ovviamente. Non capisco la differenza, però. Ah, ma è molto semplice, Jelly. Una nave può trasportare una barca, mentre una barca non può trasportare una nave. Beh, allora tutto è una nave. Se è così, per la mia barchetta, quella che porto nella vasca con me. È un buon modo di vederla. Riesci a parlare di Caroline, Jenny? Della tua mamma? No. È morta già da un po'. Cosa? Lei ha sofferto? Non lo so. Non credo. Era sempre felice con me per un bel po'. Poi, non tanto. Ma non la vedevo più spesso. Poi, è andata via. Io... Dovevo stare accanto. Non fa niente. Ora sei qui. E questa è un'avventura. Ma senza rischi, spero. Non posso affrontare molte altre sorprese. Vedremo anche una balena. Sì, è molto probabile. E ci sono i pirati. Vedremo i pirati. No. Non penso proprio che accadrà, sai. Oh, che peccato. Volevo tanto vederne uno vero. Sai una cosa, Jenny? Appena cala un po' il vento, ti lascio guidare la Jackdaw. Terrai tu il timone prima del tramonto. Sì! Che figata, ragazzi, vi giuro. Sto commuovendo. Dove cazzo siamo? What? Però mi dispiace un botto per la madre, regà. Cioè, magari è stato spiegato molte volte e io non l'ho capito. Mamma mia, regà. Miss Jennifer Kenway, vorrei presentarmi. Jennifer Scott, ve ne prego. Mi spiace, io... Mia figlia. È stata cresciuta da sua madre, Caroline, finché non è mancata qualche anno fa. Jenny preferisce usare il suo cognome. E infatti è più grande. Perdonate l'ignoranza. Io sì, lei non so. Padre, aiutami! Questo giovanotto, invece, è un Kenway. Che succede, Itam? Non riesco a vedere il palco. Opla! Itam. What the fuck? Adesso? Bene, ma non peso troppo. Ehi, non sono così vecchio. Alla peggio, possiamo sempre uscire di qui e raggiungere tua madre per una cioccolata da White. Ti piace l'idea? Sì, vi prego. Bene, silenzio ora. No, vabbè, ma che cazzo di figata sto vedendo, regà. Eventi prevedibili. Ho finito il gioco, regà. Ho ottenuto l'ultimo trofeo. What the fuck? Allora... Fermi tutti. È stato bellissimo vedere anche la figlia. All'inizio aveva tipo un 8, 7, 9 anni nella barca con la Jackdaw. Poi adesso invece è cresciuto. Il nostro Kenway è diventato
Vecchio? Dai, non esageriamo, però anche ha un altro figlio, raga. Wow, che figata, raga. Che gran figata. Ma l'altro figlio, però, da chi lo ha avuto? Cioè, al massimo potrebbe essere il figlio di Ayn, che ve lo ricordate che parlava di essere incinta? Non lo so, raga. Fatto sta, comunque, da un lato anche ci sta che la figlia tenga il cognome della madre e anche il piccolo tenga anche il cognome del padre, che è giusto, anche perché la figlia è nata, è cresciuta, è stata molto di più con la madre Caroline che con Edward. Comunque, un finale inaspettato, raga. Perché io vi avevo iniziato l'episodio senza così, senza particolare, senza niente, raga? Cioè, perché io non credevo mai, perché ogni volta che entravo nel gioco, come vi ripeto, mi dava una percentuale del completamento del gioco, ovvero, e io sono arrivato adesso a un 50%, quindi ho detto, vabbè, ancora ci sono un tot di episodi da fare, e invece no, forse a quanto pare sarà sul completamento al 100% del gioco intero, che non credo farò mai, però... Si vedrà, raga, si vedrà, si vedrà. Anche perché abbiamo fatto un bel po' di cose. E poi anche negli nell'ultimo episodio vi ho fatto vedere anche come esplorare la... come fare gli ultimi upgrade della Jack Dawn, come anche colorare la mappa. Abbiamo fatto un bel po' di roba, raga, un bel po' di roba. E potrei ancora fare molto altro. Abbiamo fatto anche moltissimi potenziamenti. Il nostro Keyway non ha poca vita. Bene o male l'abbiamo potenziato bene per bene. Però, raga, a parte questo, volevo anche precisare una cosa. Io, quando ho comprato questo gioco, raga, sul... Io sono un fan del fisico, no? Del digitale. Quando ho comprato il gioco in fisico, e addirittura era una edizione particolare che conteneva addirittura 60 minuti in più del gioco extra, raga. Quindi io non lo so questa cosa, se c'è veramente. Ora devo vedere all'interno di questa cosa, oppure tutta una bufala, una roba del genere. Però se fosse veramente così, allora vi porterò questo gameplay extra. Magari ci dice altro di questo gioco, che naturalmente noi lo stiamo giocando su PS4, ma questo gioco è anche uscito anche per PS3, eh? Questo c'è da precisarlo e da sapere. Comunque vedrò se farlo, se portarlo. Tiene premuto per saltare. Allora, raga, io non ve lo so dire se non c'è niente al fine dei titoli di coda. Io spero di sì, ma non ve lo so dire. Magari in caso, cioè, se si potesse accelerare. No, tiene premuto. Io non voglio tenere premuto. Io al massimo vorrei accelerare. No, non si può fare. A quanto pare no, peccato, è un gran peccato. Va bene, signore, facciamo una cosa. Io per il momento resterò qui, aspetto e vedo la situazione. Se non dovesse cambiare niente, allora ci ribecchiamo al menu principale e vediamo se c'è questa cosa. Comunque non ve ne andate, aspettate un attimo, perché naturalmente dobbiamo anche parlare, perché a quanto pare la serie è finita, a quanto sto capendo, e dobbiamo vedere che gioco portare adesso. Allora, raga, io vi posso dire che la mia situazione in questi giorni è praticamente come una nave. La nave galleggia, si muove, a volte rimane ferma senza mai progredire e andare avanti, molte volte viene abbattuta e molte volte viene ricostruita per continuare a salpare ogni volta. Cioè, facendovi un esempio, un paragone, vado a rientrare, rientro con questo paragone, però tra la scuola, che fortunatamente sta per finire, regà, tra tante interrogazioni, tante cose, raga, io sono un quarto linguistico, cioè magari in molti non possono capire, è normale, tutte le superiori sono difficili, però chi più chi meno, attenzione, questo è ovvio da sapere. Però, raga, come posso dire, in questi giorni c'ho un bel po' di materie, non da recuperare, ma da fare, interrogazioni e compiti che ancora assegnano e continuano gli stronzi. Fatto sta, spero di andare tutto bene, così anche io poi, una volta finito, posso tranquillamente registrare e portarvi video sul canale senza problema. Naturalmente i video non mancheranno mai. Se dovessero mancare video sul canale, raga, ricordatevi, o il vostro umano non sta bene, o sta passando un momento difficile, oppure
non ha avuto il tempo di registrarlo, come è successo un po' di giorni fa, attenzione, perché me lo ricordo benissimo. Fatto sta, raga, per quanto riguarda il prossimo gioco, ho già un'idea di cosa portare sul canale ed posso darvi un piccolo riferimento. Vi posso dire che si tratta di un genere che abbiamo anche già portato sul canale, quindi voi potreste dire vabbè, sembra la stessa cosa. No, è sempre un gioco che come protagonista lo abbiamo già portato anche più volte sul canale, questo protagonista, e fidatevi che questa volta ritornerà. È un gioco del 2008-2007, fidatevi, è una bomba, fidatevi, è molto bello. Non sarà una serie lunghissima, però naturalmente ho anche molti altri giochi e molte altre serie da portarvi sul canale, raga. Ancora c'è veramente tanto tanto da fare. Comunque, passando anche alla serie estiva, come anche già da 3 anni, ogni estate, raga, il vostro mano di quartiere vi porta un gioco di Zelda. Ed ebbene sì, vi do un annuncio molto particolare e molto bello a parere mio, spero anche per voi sia così, che quest'estate porterò un'altra serie da Nintendo Switch su una serie del nostro Link, il nostro maestro di quartiere, ma lo vedremo più avanti. Ancora abbiamo un bel po' di giochi da portare prima di arrivare a quel gioco lì. Comunque abbiamo tanti giochi ancora da fare, io non voglio intrattenervi ancora di più perché anche queste titoli di coda veramente stanno rompendo un pochettino le palle, quindi adesso si fa un bel taglio e ci ribecchiamo direttamente a vedere se c'è qualcosa. Allora raga, a quanto pare non c'è assolutamente nulla da vedere alla fine, e praticamente si ritorna solamente in game a giocare. Che figata. Però aspettate un attimo, perché voglio fare che abbandoniamo, quindi esci, torna al menu principale. Adesso vi faccio vedere insieme a me ciò di cui io vi parlavo. Infatti eccoli qua, come potete vedere c'è 52%, vabbè, 16 ore di gioco. Allora, è presto per altre nuove avventure piratesche, contenuto aggiuntivo, forse è questo, regà. Vediamo se vado qui, la parte multigiocatore non serve a niente. Contenuto aggiuntivo, vediamo, riscatto, vediamo un po'. Allora raga, io ho guardato nella custodia e a quanto pare posso sbloccare il contenuto esclusivo, cioè aggiuntivo, di roba molto particolare. Infatti ho il fogliettino in questo momento in mano, a meno che c'è qua il B, perché qua ne ho appena provato uno e non va. Mentre vedete, non mi fa riscattare il codice per il contenuto aggiuntivo, anche perché come anche contenuto aggiuntivo c'è tutta sta roba, ma si compra, no, io voglio gratis. Comunque, oltre le cazzate, adesso vado a inserire il secondo codice e vediamo se work. Contenuto esclusivo sbloccato. Allora, raga, a quanto pare il secondo ha funzionato. E praticamente leggendo, cioè mi fa... Allora, inserisci Assassin's Creed, premi start per accedere al menu principale. Dal menu principale seleziona contenuto aggiuntivo e poi riscatta il codice. C'è il codice voucher dove richiesto. Ok, praticamente... questo è quello che ho fatto. L'isola del mistero è ora disponibile, segnata sulla mappa. Fai vela per esplorarla per ottenere nuove ricompense. L'isola del sacrificio è ora disponibile, segnata sulla mappa. Fai vela per esplorarla. Ok, ora sono disponibili 3 esclusivi scrigni del tesoro. Visita Florida, Andreas Island e Caio Island. Ok, praticamente niente, mi ha aggiunto delle isolette alla mappa carine, che sicuramente hanno della roba, qualcosina in più. Allora dal foglio fa anche vedere delle nuove skin, delle cose che si possono sempre riscattare. Però aspettate raga, perché c'è anche, penso che anche può essere già stato utilizzato però, ma c'ho anche un altro foglio che mi fa vedere il season pass, che mi dà il season pass. Perché infatti se io dovessi andare a riscattarlo, qua vedete
Gratis con il season pass. Gratis con il season pass. Cioè, se io ho tutte queste cose, qua mi dà tutte queste cazzatine in più. Ma sempre da vedere. Credo che adesso possiamo veramente salutarci qui. C'era un altro foglietto del Uplay Passport. Praticamente c'è un altro codice che sì, me l'ha fatto riscattare, ma serve solamente nell'online, signori. Serve solamente nell'online e ci dà praticamente una skin in più e accesso a tutti i contenuti multigiocatore dell'emblema, raga. Non lo so. Vabbè, comunque è stato bello, molto carino. E signori, io direi che il video per il momento si ferma qui. Anzi, la serie si fermerà qui. Qua, quanto potete vedere, non c'è nulla di... non c'è nulla in più. Credo che la parte che già della la parte del contenuto aggiuntivo, a parte le isole e tutte le altre cose, vedete, questo ho fatto, questo qua, questo Uplay. Vabbè, ma non importa. E qua non c'è niente assolutamente. Beh, peccato, peccato. Va bene signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, lasciate un bel like, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Non voglio che il video sia molto lungo. Quindi vediamo se nella mappa mi fa vedere queste isole. E bene o male, raga, questo è il contenuto in più. C'era un altro codice, però non me l'ha fatto contare, non so perché. Se andiamo a vedere dalla mappa, può essere che qualche isola... ma il problema è dove, perché non mi sembra di riconoscere isole nuove. Poi magari può essere ce ne stanno... può essere so queste, raga, io non lo so. Long Bay, no, vabbè. Ah, forse, guarda, questo è sicuro. Questo è sicuro perché non c'è mai stata, raga. Ne sono 100% sicuro. Vabbè, qualcosa l'ha fatta, raga, va bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato simile a quando lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, raga. Noi ci becchiamo alla prossima serie. Qui dal vostro mano di quartiere e il vostro pirata Kenway. È tutto. Bella.